Che impeto distruttore. Senti, cercavo Anna, non l'ho trovata a casa. Sai da che parte sta? Ma veramente Silvia mi ha detto che è partita. Però deve essere proprio schizzata perché non ha salutato a nessuno. Speriamo che ne faccia bene. Comunque io ero venuto per recare conforto a qualcuno e adesso mi trovo scoperto. Sai se da queste parti c'è qualche anima in pena? E che cosa ti è successo? Vabbè, niente. Hai litigato con Assunta per le bomboniere. No, ma la bomboniera, non è un bomboniere. Guarda che queste sono cose stupide e cose importanti, quelle serie. Te le dirò quando verrete a fare il corso prematrimoniale. Aspetta. Stamattina ho incontrato Assunta. Abbiamo fatto quattro chiacchiere. Sì, sono proprio contento, sai. Assunta è proprio una brava ragazza. E sono convinto che è anche un'ottima cuoca. Sei proprio fortunato, Guido. Sei nelle mani del Signore. Alberto, te l'ho detto. Io con questa storia non c'entro niente. Franco, lo so, ho capito. L'ho schizzato, guidava l'automoto, quindi è chiaro che voleva far fuori te. Ma come lo dimostriamo? Ma ci sarà qualcuno che ha visto che lo scambio delle moto l'ha voluto Antonio e non io. Ai carabinieri risulta che lo scambio l'ha voluto la tua tifoseria. Dico, che ne so, c'è almeno qualche particolare importante che tu possa ricordare? Non lo so. Aspetta, Petra, la moglie di Antonio, cercava di convincermi a tutti i costi di non fare quella gara. Bene. Allora è il caso che io vado a fare una bella chiacchierata con questa persona. Franco, ti raccomando, tu ora statene qui tranquillo e non farti vedere finché io non risolvo questo problema. È chiaro? Ok. Grazie, Alberto. Senti, scusa. Se puoi passare ad Angela Poggi e vedere come sta, insomma, c'era anche lei alla corsa. Digli che mi dispiace. Allora non è solo lei che ti muore dietro, eh? A quanto pare ti interessa parecchio questa ragazza. Va bene, passerò da lei. Grazie, Alberto. Ciao. Oh, scusa. Colazione fresca di forno? Già, è pane caldo, non vuoi un po'? No, grazie. Senti, non è che nel garage hai visto la moto di Franco? Sai, stanotte non è rientrato e allora... E che fai? Lo controlli ancora? No, che c'entra? Mi preoccupo, che c'è di strano. E forse dovrei preoccuparmi anche di te. Guarda qui che bella tonalità di blu hanno le tue occhiaie. Sì, ho fissato una crepa sul soffitto per tutta la notte. Anna mi ha raccontato. Allora, il fatto è questo. Mi sono comportato in un modo tale che Anna alla fine è scoppiata. Tu pensi che io... mi si è comportato come uno che ama davvero. Beh, doveva accadere, era scritto, no? Sì, ma lei deve fare una scelta, è quello che è successo, è fuorviante. E poi un desiderio represso non è detto che sia un amore vero. Pensi davvero questo? Io no, ma se lei lo pensa. Se nonostante tutto continuasse a credere che quello che ha con Alberto è il giusto, cioè l'amore vero, e invece io sia quello sbagliato. Io non so che cosa farà Anna, ma qualsiasi decisione prenderà, sono sicura che non tornerà mai più indietro. Ciao, posso? Certo, Vito. Sei solo in casa? Siediti. Beh, intanto quello per adesso lo puoi anche posare, perché non chiama. Ha mandato me. Hai visto Franco? E come sta? Angela purtroppo è sospettato di tentato omicidio. I freni della sua moto sono stati manomessi. I carabinieri pensano che lui l'abbia ceduto apposta a quel tonino. Ma non è vero, lui non c'entra niente, te lo giuro. Non devi convincere me. Senti, dici tu piuttosto, hai notato qualcosa di strano? Ne so, qualcuno che magari gira un solo intorno alla moto. Ma non lo so, c'era confusione, io... Aspetta, Petra, la moglie di Tonino, ha litigato con un tizio qualco perché non voleva che Tonino usasse la moto di Franco. Beh, questa sì che è un'ottima notizia. Ora vado all'ospedale a parlare con questa persona. Sì, però, se è l'osso duro che dicono e non confessa, l'unica persona che può veramente scagionare Franco è quel Tonino.
confermando che l'idea era sua. E se non ce la dovesse fare? Grazie, Rita, sei sempre troppo gentile, ma non ti dovevi disturbare, eh? Ma scherzi, non ti si vede mai qua giù. Troppo impegnato con la fidanzata, eh? No, piacere, non mi parlare della mia riassunta. Ma perché? È così una brava ragazza, poi è tanto simpatica. E tu ti sei fatto anche più bello da quando stai con lei. Infatti c'è una fila di ragazze che lo aspettano sotto casa. Diego, sei scostumato e cretino. Devi capire da persona spiritosa quando è il momento di scherzare e quando no. Questo non è il momento. Vabbè, ma non è il caso di mortificarlo. Cioè, io non mi offendo. Voi per me siete come una famiglia. Cioè, appunto per questo io vi voglio chiedere una mano. Voi mi dovete aiutare perché io potrei commettere con un gesto in consulta. Non dite queste cretinate mai. E poi davanti a mio figlio. Andiamo, reagisci da uomo. Dici, come ti possiamo aiutare? Senti, io Assunta non l'ho mai amata, mai amata, poi non l'amerò mai e quella non vuole capire e mi sta sempre addosso e fa orecchie da mercante. Io no, le donne quando non vogliono capire, figlio mio, rassegnati, però noi che possiamo fare? Infatti, vuoi che ci parli io con Assunta? Non lo so, provo a farla ragionare. Io, a me era venuta un'idea, se tu potevi, tramite le tue carte, far capire ad Assunta che la nostra storia non può avere futuro, in modo che lei poteva capacitarsi di questa storia. Ma Guido, che idea! Così se mi secco di Stefi posso farla anch'io. Esatto. No, scusa Guido, io spero che tu stia scherzando. Cioè io dovrei imbrogliare quella povera ragazza per levarti la patata bollente. È una cosuccia, Guido, per aiutare a qui. No, ma voi siete pazzi! Ma poi ragazzi, le carte sono una cosa seria e sono pure vendicative. Uffa! Signora, signora, mi scusi, sono Alberto Paladini, l'avvocato di Franco Boschi. E che altro vuole? Non gli è bastato a quel delinquente? Che è venuto a contattare l'opera, avvocato. Senta, a me dispiace per suo marito, ma si tratta di un puro caso se là dentro si trova lui. La moto sabotata era quella di Franco Boschi. Io voglio sapere chi voleva farlo fuori. Ma che viene se fai fisso, eh? Ma chi se io disturbo di sabotare una mezza sigla come a Franco Boschi, avvocato? Lei si trova nei guai fino al collo. Lei ha cercato di convincere a Boschi a non partecipare alla gara. E quando ha visto che non si convinceva, ha manomesso i freni della motocicletta, non è così? Ma che stai dicendo? Tu sei pazzo! Lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per far vincere suo marito, lo sanno tutti. Le converrebbe parlare prima di peggiorare ancora di più la situazione. Ecco, io mi sento proprio come quest'uccello in gabbia, solo che la mia gabbia si chiama Assunta. Tale e quale, Sid. Uccellino a livello ippopotamo sei tu. Io ti vorrei vedere a te a miglia acqua, figlio mio. Guarda, io vi prometto che se voi me la togliete davanti, mi metto a mangiare acqua e ossi di seppia. Vabbè, ragazzi, ma è possibile che è tanta complicata sta faccenda? Oh, io ci ho provato in tutti i modi, in tutte le maniere legali. Ma che devo fare? La devo impacchettare, la devo spedire posta aerea? Sì, lo faccio. Sta zitto, sto pensando se ho precedenti di emergenza SOF nella mia vita. SOF, se dica SOF, SOF, scioglim o fidanzamento. Cioè, silenzio. Dunque, ragazzi, secondo me noi dovremmo continuare col fatto della maga delle carte. Perché la carta si risente se uno gioca con lei, ma se è del mestiere. Ma se quello gioca, rimane gioco. Se uno non è del mestiere, capito? Ah, non ho capito, aspetta. Sto ragionando, non sto comunicando. Quando voglio comunicare cambio tono, lo capisci da solo. Dunque, Assunta e Rita si conoscono. Poi sto comunicando, ho cambiato tono, non lo senti, non hai orecchie. No, non si conoscono. Oh, benissimo. Allora, Rita qua. Basterebbe trovare uno che si traveste da maga. Il gioco è fatto. Uno, ma è chi? No, ragazzi, levatemelo dalla testa, io sta cosa non la faccio, Vabbè, ma guarda che bel mastino che abbiamo, eh! Madonna! A chiudere! Gini, perdonate un po' stanchezza, sai? Ma d'altra parte, io aspettavo un collega, ma è da un quarto d'ora che non mi... Vabbè, comunque non è un buon motivo per sonnecchiare. Meno male che per fortuna c'era l'allarme nuovo, se no... L'allarme tiene un meccanismo che è eccezionale proprio.
Ma perché? È già entrata in funzione? Una volta sola, soltanto che invece di acchiappare il topo, aprite il gatto. Cosa, scusa? Voi mettete l'allarme per prendere i ladri. Questa volta invece l'allarme ha preso voi. Andate a vostro fratello, no? Alberto, e che c'entra? Come che c'entra, ingegnere? L'altra notte, quando ha fatto scattare l'allarme, è rimasto chiuso dentro. Ma non ve l'ha detto? No, no. È venuto a prendere certi documenti. Umberto, vi ricordate quando è successo? Oddio, di preciso. Un paio di settimane fa. Era nero, perché mentre la signora lo aspettava alla festa, lui è rimasto chiuso qua. Sei pronto? E vai. Ta-da! Beh, non dici niente. È l'autentico timballo, come si faceva una volta. Ho trovato la ricetta tra le carte di mia nonna. Scusa, ma tu lavori, dove lo trovi il tempo per stare pure ai fornelli? Ho preso una giornata di permesso. Filmino, tu la gente che non trova lavoro ti mette a chiedere una giornata di permesso per cucinare il timballo a me. Ma non l'ho fatto per la cucina, l'ho fatto per te. Ultimamente ti sento un po' assente, allora... Vuoi che ti imbocco io? Oh. Com'è? Amore. Ma tu sei bravo. Prima non è che ci hai messo lo scalone? No, perché? Perché quella è una pianta incompatibile con il mio segno zodiacale. Tu ci credi, no, all'astrologia? Certo, l'oroscopo lo leggo sempre. Sei una grande fuoca, ti piace l'astrologia, secondo me dovresti conoscere Rita. Però lei non è che può l'astrologa legge le carte. Davvero? Legge il futuro? Sapessi quanto è brava. Guarda, nel palazzo le ha lette tutti quanti le carte. Non ha mai sbagliato, matrimoni, incidenti, sempre ha azzeccato sempre tutto. Ma perché non la chiami? Magari vi mettete d'accordo, un appuntamento, no? La chiami? Tu sei avvocato, ma non tiro cervello. Io mi umilio pur di non far correre mio marito. Poi non puoi finire di quell'altro. E quando vedo che si scappiamo le moto non dico niente, non fermo la gara con qualche scusa. Io non so perché l'ha fatto. Magari lei ad Antonio non gli voleva così bene. Ma che stai dicendo? Disgraziato, che ne sai tu? Io so che là dentro ci sta suo marito che rischia di morire perché qualcuno mi hanno messo i freni. Io questo so. Ma state zitto! Lasciatela stare, avvocato! E invece vuoi sapere che cosa è successo? Che Petra mi hanno messo i freni della moto. Poi quando ha visto Franco e Antonio che se la scambiavano, non ha fatto in tempo a fermarli. Te lo giuro, santo! Non è vero, io gli voglio fare, Vettorino, non ho fatto niente, te lo giuro. Io non ti voglio. Tanto prima o poi il senso di colpa verrà fuori e io sarò lì ad aspettare. Non è vero, non ho fatto niente io. È vero, papà. Non è stata lei, sono stato io. Ho sabotato io la moto di Franco. Tonino doveva vincere. No, della signora mi occupo io, mentre lui credo che abbia qualcosa da raccontare sull'incidente. Diego, mi raccomando, concentrazione, fai una cosa fatta bene senza esagerare. Vabbè papà, allora, 10 di denaro, un uomo ricco entrerà nella tua vita, ti sposerà, sei di coppia, avrai 6 bambini. No Diego, non accantilena così, su, devi pensare i concetti, trovali, mano a mano, capite, sennò viene finto, stai così. Papà, vai, mi soffoco. Papà, cosa te ne accorgi? Vieni, arriva. Avanti! La porta è sempre aperta! E che è sto buio? Sta già sotto concentrazione! Siedetela! Piacere, io sono assunta... No, non la puoi toccare! Sta entrando! Tu vuoi sapere il futuro dell'amore e del lavoro? Dimmi che cosa... Dico io! Vuoi sapere qualcosa sull'amore, giusto? Sì, è giusto! Ma come che tua moglie tiene sta voce? Ah, è un poco il fumo delle candele, un poco perché è una voce dell'altilà. E che fai? Devo spaccare il mazzo, no? Con la sinistra. Ma cominciate buio. Questo Alberto non mi ha perdonato. Le cose sono andate così per forza. Ha scambiato i contratti per mettermi in ritiro.
Che bastardo. Che se fosse, secondo me l'ha fatto contro Renato. Tu credi? Non sai quanto ci ha goduto a farmi lo sgambetto, altro che. Beh, tu adesso dormi a cavallo tra due guanciali, come direbbe Ferri. Vai da tuo padre e gli racconti tutto. Vale, che ci ha detto qualcosa di sbagliato, non lo so, ha messo in dubbio il tuo atavico senso dell'onore. Onore? No, non credo che lo farà. Ci andrebbe di mezzo anche. Io non credo che gli interessi più tanto del fatto che Alberto non sia più a capo delle imprese, sai? Sì, ma... No, Michele, sarebbe sleale comunque. Ma come? Ah, non ho capito, scusa, lui ti ha fatto una scorrettezza. Non hai fatto altro che dire che adesso gliene devi fare una pure tu? Poi siete pari, una sola, Alessandro, una sola. Oh, finalmente. Che? Il mondo. Mondo. Vicino al pazzo. Significa che il mondo è pieno di pazzi. E vabbè, ma questo si sapeva. E poi mi pare che tu te le scegli le carte. Questo è il mio sistema infallibile. Vedi qua? L'eremita. E che significa? Come sta l'eremita? Solo. Solo, solo, solo. Solo. Significa che Guido ha lasciato solo. Solissimo. In una grotta, magari. Senza neanche una donna. Sei sicura? E come no? Chiediamo conferma, è uscito l'impiccato. Vedi, se Guido non va lasciato solo, scapolo, potrebbe fare un gesto inconsulto. A me questa lettura di carte non mi convince proprio. I tarocchi non è la prima volta che me li faccio fare. E beh, e che è sta pagliacciata? Rita. Diego, lo sapevo. Beh, tu scusami, intanto con te facciamo i conti dopo e pure con te, eh? No, non si scusi, lei non c'entra niente. Io lo so fin troppo bene chi ci sta dietro questa pagliacciata. Demonio, demonio. E con questo...